valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Oh, ho trovato il coraggio, ma certo. Perché? Perché siamo venerdì, il coraggio, ma che coraggio, è un piacere di fare la puntata di questo venerdì 18 marzo qui alla Valigia degli Artisti. Ieri abbiamo avuto una ballerina, come sapete la Valigia degli Artisti fa intervenire anche persone che hanno voglia di esibirsi, perché certo, perché tutti hanno diritto di mettersi in mostra, chiaramente. Sono molto contento di aver avuto Cleopatra in studio, un po' tra la Tina Müller e la Cleopatra, guarda, beh, è stata molto simpatica, pittoresca, un bel trucco, complimenti, spero di rivederti presto. Bene, come dice, oggi è venerdì 18 marzo, devo fare un ringraziamento International Artist di Mimmo e Franco Catullè, voglio fare un saluto affettuoso, con tanta stima e tanto rispetto, ti voglio tanto bene, al nostro Franco, ecco che è la cosa importante. E poi devo ringraziare Harity Bina Network, ringraziamo la nostra grande Lucy Fish. Pam. Bacino che è arrivato, sì, ho sentito lo sclocco. Poi Mattia Pagliarulo, certo, dottormattiagmail.com, manager che chiaramente ha un sacco di personaggi in mano per fare le vostre serate in locale, in giro, dove volete, chiamatelo perché veramente vi risolve la serata in un batter d'occhio tra il Veneto e quant'altro, ecco, non è poco. Bene, poi facciamo i ringraziamenti alla Go Hire di Olga Romanova, che ci ha dato la possibilità di aprire e chiudere la Valigia degli Artisti, sono due saloni di bellezza, uno in via Vittorio Emanuele e l'altro in via 25 Aprile 46 Barra, sempre qui a Brescia, dove sono veramente dei professionisti nel settore delle acconciature, dei trattamenti, la bicoccola. Vi ricordo l'omaggio del mese della promozione, in omaggio del mese di marzo, un trattamento spagnolo per tutti i clienti. Poi passate a trovare, poi dopo capirete che veramente quello che vi dice Rudy corrisponde a realtà, ecco. Chiaramente poi devo ringraziare, visto che siamo alla Fiera delle Palme iniziata ieri, Melzo, poi domani, dopodomani, mi raccomando, affollate, perché Melzo ha bisogno di tanta gente, ecco, perché la Fiera delle Palme è una manifestazione che ormai c'è da 360 anni, una roba del genere, ecco. Io sono molto contento, però se vi viene fame, mi raccomando, andate a trovare il Gatto alla Volpe in via 24 Maggio a Melzo, dove fanno una pizza squisitissima, un'ottima ristorazione. E devo salutare carinamente, con affetto, a Gino e a Mary. E poi c'è il Gatto, poi c'è l'Acqualina in Bocca in via Lodi, proprio lì due passi dalle giostre, dove ci sono i vostri bambini, potete fare due passi e andare all'Acqualina in Bocca in via Lodi, dove loro sono molto bravi, molto competenti, molto educati, e la serietà e la professionalità sono all'ordine del minuto. Ciao, siete grandissime, immensa stima. Ma poi dove iniziano le bancarelle, certo, perché comprende tutta la piazza. Sto facendo una gara, il comune di Melzo mi dà minimo 1.000 euro per la pubblicità che sto facendo. Adesso domani vado dal sindaco e comincio un attimino a fare, no, sto scherzando, ci mancherebbe altro. Ma dove? In via Francesco Bianchi, c'è questa bruschetteria, pizzeria, stuzzicheria San Giorgio del Grande Abramo, dove fa la pizza al metro e fa le bruschette, che sono una divinità, i stuzzichini e quant'altro, e per i più piccini la pizza a topolino. Passate a trovarlo, mi raccomando. Poi andiamo verso Liscate, come Liscate c'è il Queen, un mega localone dove c'è un baccano, dove ci si diverte veramente fine settimana in un modo veramente meraviglioso. Anch'essa è ristorante e pizzeria, divertimento assicurato per i vostri eventi. Andate lì, chiedete di Elena e Roberta e sicuramente trovate una soluzione per quanto concerne la vostra magari il vostro compleanno o quant'altro, ecco, non è poco. Poi c'è il ristorante e pizzeria Al Solito Posto da Tony, grande perché lui è grande, perché c'è un'ottima ristorazione, un'ottima realtà in via Giacomo Leopardi ad Inzago, l'unico posto nell'Italia milanese dove fanno la pizza con la farina di camon. Grazie mille. Poi c'è Pizzeria Liscate da Giro, bella baba Giro, ma che grande che sei. Bene, allora ti devo ringraziare perché tu fai un'ottima pizza, poi fai il kebab, le piedine. Lui è in via De Gasperi 14/16 a Liscate, c'è la promozione del pranzo, la pizza che volete, o
il kebab o la piadina, con, accompagnata con una piadina, servizio a domicilio a soli 5 euro. Che bello, guarda, sei un grande Abramo, grande Ciro, scusa, ho sbagliato, guarda. Comincio con queste pubblicità, adesso vediamo, che bello. È il bello della diretta, cari telespettatori, certo! Beh, oggi puntatona wonderful, se vogliamo, perché lui è un grandissimo diplomato, chiaramente, in violino, in pianoforte, una persona, l'ho sentito suonare prima, ragazzi, altissimo livello. Non esito, non mi faccio aspettare molto, voglio presentarvelo subito. Signori, signori, ladies and gentlemen, Marco Kim Roccella! Ok, che bello, che piacere averti alla valigia degli artisti, eh? Anche per me. Ma che meraviglia. Senti, caro, questo aspetto un po' così asiatico mi dà da pensare, che madre o padre, ma penso più è la madre, se non erro, perché Roccella è un nome tipicamente siciliano. Del sud. Ah, ecco, vedi, dove è della Sicilia? Provincia di Enna. Provincia di Enna, non Pietrapezia? No. Dove? Centuripe. Ah, stiamo... Stiamo zitti, che è meglio, non dovevo parlare, lo capiste? No, a parte gli scherzi, era una battuta. La mamma, di dov'è? La mamma coreana. Coreana, sud o nord coreana? Del sud di Seul. Seul proprio, vabbè, Seul è una bellissima città, voglio dire, bene, tu sei stato qualche volta, immagino. Due volte. Senti, so che sei diplomato, innanzitutto sei un ragazzo molto giovane, perché tu sei nato il 4-3 del 92, giusto? Sì. Dove? A Milano. A Milano. Sognare da mare brillare sotto il cielo di Milano. Questo è un versetto di una canzone che ho scritto, che prossimamente presenteremo qui alla valigia degli artisti con l'autore della base musicale. Senti, in quale anno ti sei diplomato? Due settimane fa, recentemente, sì. Ah, proprio, cioè, perciò è il primo passaggio televisivo che fai da laureato. Da laureato. Questi sono cadeau che la valigia degli artisti dà, diciamo, a questi grandi professionisti, perché sicuramente tu, quanto ho letto, tu fai già chiaramente delle esibizioni, fai già delle manifestazioni. Faccio già eventi, concerti. La tua telecamera è quella lì, guarda. Insegno privatamente, quindi se avete qualche richiesta contattatemi pure. La mia mail è marcoviolino92, scritto in cifre, 92. @gmail.com. Wow. Senti, tu fai matrimoni, a quanto ho capito, ma il tuo genere, qual è il genere che ti si incolla di più alla tua genetica musicale? Direi dalla classica a, soprattutto mi piace fare ultimamente col violino, le canzoni pop, su una base pop, chiaramente tu fai la metrica vocale col violino. Esattamente, faccio delle cover. Questa è una bellissima cosa. Ma è nata adesso questa passione di intraprendere, diciamo, col violino i vari brani di artisti mondiali o italiani, o diciamo, è già che una cosa che fai da tempo? No, fino a prima suonavo solo classica e da 3 anni a questa parte ho cominciato a fare cover di musica pop e... Ma hai fatto qualche lavoro, pubblicato qualche CD? No, per ora no, niente, prossimamente non so quando. Beh, potrebbe essere, secondo me, anche come nome d'arte, se posso darti un suggerimento, se posso permettermi, Kim Roccella è bellissimo. Grazie, in realtà ho già pensato a tenere tutto, Marco Kim Roccella. No, insomma, Kim Roccella... No, non ti dico Kim perché sennò poi tutti cominciano a chiamarmi Kim, in realtà... Mi chiamano Marco pure i miei genitori, quindi tengo per forza il Marco. Perché poi c'è un bellissimo nome, perché all'anagrafe anch'io mi chiamo come te. Ottimo. Perciò siamo sulla stessa, abbiamo lo stesso nome, dai, ecco. Allora, so che insegni anche privatamente, no? Sì. Bene, come sta andando questa cosa? Io so che presso le accademie musicali insegni violino e? E pianoforte, infatti saluto le mie due allieve di violino, Margherita e Gloria. Ecco. Un saluto a casa. Ma di violino.
Eccellente questa cosa, perché chiaramente... ma come pianoforte non ha nessun allievo fino adesso? No, sì, io saluto anche la signora Mary e la signora Luisa. Senti, vuoi dare qualche indirizzo dove possono contattarti? Per... Sempre lo stesso, marcoviolino92@gmail.com. E su Facebook? Su Facebook mi trovate come Marco Roccella. Marco Roccella, ma che bello. Senti, ma da quando è cominciata questa tua passione per la musica? È partita da una tua iniziativa così perché ce l'avevi dentro o te l'ha fatta coltivare qualcuno? Ma diciamo un po' ce l'avevo dentro, un po' me l'hanno fatta coltivare. Questo grazie a mia mamma che mi ha impartito un'educazione coreana. Che sono abbastanza non rigidi, però impeccabili. Sì, era anche per fare la citazione Educazione Siberiana, il film. Però appunto è tradizione in Asia, in Corea e in Giappone, fare intraprendere la carriera musicista o artista ai propri figli. Ah, che bello, che bello. Ma tua madre per caso suona? Sì, mia mamma è pianista e insegna canto lirico, quindi è lei che può ingranare la grande. Pensa che abbiamo avuto un duo lirico qua, marito e moglie, lei messicana, lui italiano, e hanno fatto vabbè, Non ti scordare di me, una canzone meravigliosa degli anni 40, più un inedito, ma sono stati bravissimi loro, e poi sono marito e moglie, questa cosa, no, giusto perché per rispecchiare un po' la mamma, ecco. Esatto. Senti, tu come sai la valigia degli artisti è un format di 20 minuti, no? Noi adesso orario di pranzo, chiaramente qualcuno avrà voglia anche di ascoltare la tua grande arte al violino, Senti, che cosa ci presenti quest'oggi? Vi presento Chandelier di Sia. Chandelier di Sia, bene, allora io direi, cara, niente, se vuoi... Prendo la mia valigia d'artista. Bravo, e cominci a fare questa bellissima cosa, Signori e signori, ladies and gentlemen, quest'oggi abbiamo il grande onore di presentare Marco Kim Roccella, vai!
Maria, vieni qua, mi mani con tu. Ma che bello, ma avete visto che un grande personaggio, mi raccomando, lui, se avete bisogno di lezioni per fare vari matrimoni e quant'altro, varie feste, un altro applauso, il nostro Marco Chirocella. Bravo, complimenti. Complimenti veramente. Allora io devo fare i ringraziamenti, come sapete oggi è venerdì sera, questa sera mi metto lì bello tranquillo, mi faccio un giro nella Fiera delle Palme perché è iniziata ieri, sicuramente sarà un po' di casino, ma un po' faccio il giro nel paesello. Devo ringraziare l'International Artist di Franco Emilio Mocatullè, un'agenzia di Milano, grandi personaggi che ci regala, che portano in varie trasmissioni di altissimo livello, ecco. Poi devo ringraziare Mattia Pagliarulo, dottor Mattia Chiocciolina gmail.com, un grandissimo manager, grazie sempre di aiutarci per questa avventura della valigia degli artisti. Ringraziamo RTB Network, l'editore Ignazio Baresi, grazie mille. Devo ringraziare la Lucy Fish, assistente di studio, grazie. Impeccabile, poi tra l'altro l'ho tenuto a battesimo, sono molto contento di questa cosa, alla regia Damiano Conchieri, alla regia audio Carlo Oliva. Beh, voi donnine, belle donnine di Brescia, anche per i maschietti, se siete qua in zona, mi raccomando, passate alla Go Hire di Olga Romanova, dove si trova in via Vittorio Emanuele 40 e in via 25 Aprile 46/A. Loro sono molto bravi, sono dei professionisti col sorriso sulle labbra. Entrate dentro, vi coccolano, vi fanno un trattamento in omaggio per questo mese, un trattamento spagnolo, dove sicuramente trovate una serenità, una tranquillità per quella mezz'oretta che è indimenticabile. Grazie Olga per averci dato l'occasione di aprire e chiudere la trasmissione della valigia degli artisti. Poi, visto che parliamo della Fiera delle Palme, certo, se avete fame, mi raccomando, prima di farvi il girettino per le giostre, andate nel Gatto e la Volpe in via 24 Maggio a Melzo da Mary e Gino, loro fanno una pizza buonissima, un'ottima ristorazione. E lì proprio vicino a un angolo, a proprio una via, vicino alle giostre, in via Lodi, c'è l'Acqualina in Bocca, dove la serietà e la professionalità sono all'ordine del minuto. Mi raccomando, non mancate, andate perché sono bravissimi. Bene, poi c'è all'inizio delle bancarelle, sono le vie Uzze di mezzo, in centro e quant'altro, in via Francesco Bianchi c'è questa bruschetteria, stuzzicheria e pizzeria San Giorgio d'Abramo, che ringrazio e saluto cordialmente. Pensate un po', ci fanno delle bruschette, sono meravigliose, fanno la pizza al metro, il forno acceso fino alla mezzanotte, e per i piccini c'è la pizza a topolino. Non mancate, tante patatine fritte che vi aspettano, ciao Abramo e grazie mille. E poi passiamo al Queen, The Queen, certo, il localone per eccellenza, dove si fanno delle serate esplosive, dove ragazzi miei, se volete organizzare delle grandi feste fine settimana, siamo proprio al top, veramente. Saluto anche affettuosamente la Roberta e la Elena. Poi c'è il ristorante e pizzeria al solito posto, dove in via Giacomo Leopardi, però ad Inzago, da Tony, che lui ha un'ottima ristorazione, c'è un'ottima cucina, ma soprattutto non dimentichiamoci la pizza con la farina di Kamut, number one. E poi la pizzeria di scate da Ciro, ciao Ciro, siamo vicini anche di casa, momenti, in via De Gasperi 14/16 a Liscate, una pizzeria da sporto dove fanno una pizza eccellente, il kebab e la piadina. Pensate alla formula del pranzo, siete a casa, lo chiamate, vi fate portare la pizza che volete accompagnata da una bibita o il kebab o la piadina a soli 5 euro. Beh, dopo che vi ho detto queste cose, dopo vado a mangiare anch'io, è normale, cioè ho una fame, siamo alla 1:05, è normale che bisogna pranzare. Io cosa posso dirvi, cari telespettatori della Valigia degli Artisti? Siete grandi, siete sempre in più, vi saluto con tanto affetto e ci vediamo lunedì. E mi raccomando, buon fine settimana a tutti, ciao! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.